il giudizio non fa una grinza, però secondo me bisogna distinguere assai bene tra amor proprio e amor proprio. Amare veramente Dio significa in un certo senso trascendere anche il prossimo in quella sorta di contrasto evidentissimo che Gesù disse ai suoi apostoli quando disse: chi non ama me più di suo padre, sua madre, i suoi fratelli, non ama Dio. Ecco, c'è una rivalità tra l'amare Gesù e l'amare il padre, la madre, i fratelli, eccetera. C'è una rivalità solo attraverso il fine ultimo e non il mezzo. Il mezzo concreto per amare Dio è amare chi al momento è lì come tuo vicino, come tuo prossimo. E allora, visto che è quello realmente il tuo prossimo, il tuo vicino, esso rappresenta in sé, in quel preciso istante, ben oltre se stesso. Rappresenta la stessa immagine di quel Dio che non è solo quel prossimo che ti è contiguo, ma è proprio l'unità di tutto quanto il prossimo. Ecco, c'è chi di fronte a una condizione simile si vede scavalcato. Perché? Perché tu sei così con me, perché in me non vedi me, vedi Dio. E allora tu non ami veramente me, tu ami Dio. E Dio è quel valore che è lì nella tua testa e tu non ti rendi conto che amandomi in questo modo tu ami il valore che è nella tua testa e c'è lì come un narciso. Chi ha questo atteggiamento è nel giusto oppure no? Voglio dire, chi è visto da un suo fratello come una immagine reale di Dio in quel momento, una immagine chiaramente che trascende la sua precisa persona e ne fa un segno dell'azione divina e assume un atteggiamento di rivalità nei confronti di quel valore assoluto, divino, trascendente la sua persona, chi ha il torto di vedersi disgiunto da Dio, ossia disgiunto dall'insieme. Il torto di chi veda un narciso in chi ti ama perché ama il valore che va oltre te stesso, presente in lui, come se fosse un amor proprio, un amore di se stesso, è lui nel torto. Perché l'amore per Dio, proprio l'amore per Dio, non è l'amore di un Dio che si chiuda in sé, ma di un Dio che è talmente forte all'interno della propria persona che finisce per amare anche te, che sei amico, che gli sei nemico, che gli sei un osservante, oppure uno che non ha alcun interesse. Ecco,
a noi, umanamente, piacerebbe di essere amati per noi stessi, attraverso un senso di privacy dell'amore, quella appartenenza unica che, proprio perché unica, è scelta proprio e solo di te. E anche io ne patisco. Infatti sono molto amato, in concreto, e senza salamelecchi, dalla mia sposa, dai miei familiari e da tutti coloro che mi amano, però a distanza. Io ho sempre patito di questo giudizio e, per farvelo capire, ve lo spiego in che modo io l'ho patito nel corso della mia vita. Per amore proprio di questo valore che io ho inteso in me come il valore di Cristo, cui ho voluto dar corpo, il mio corpo, affinché prevalesse in me questo amore, io non ho ritenuto in mio dovere di far altro che raccogliere i miei beni e fare come Cristo aveva consigliato al giovane ricco: vendili tutti e seguimi. Io ho cercato di farlo, non potendo vendere i miei beni, che non erano vendibili, erano case che non si riusciva a vendere e non si poteva vendere. Ho preso tutto il valore economico che era in quelle case, mi sono rivolto al sistema bancario e gli ho detto: voi potete darmi del denaro, io offro in garanzia questi beni. Notatelo bene, avevo in quel tempo la ammirazione generale che si ha per un uomo di totale successo. Ero a capo della direzione tecnica di un importante consorzio, il CIMEP, e quando arrivavo in uno dei suoi circa 80 comuni, quasi mi si stendevano davanti i tappeti per accogliermi con onore. Ero nel consiglio dell'Ordine degli Architetti di Milano, Pavia e Sondrio, e tutti mi ammiravano. Cose preziosissime, indispensabili ad un vero narciso che fosse pieno di se stesso. Vi rinunciai senza nessun rammarico. Volli che mi riempisse Gesù Cristo. E quel denaro non l'ho speso narcisisticamente per trovare una serie di ruffiani che pompassero sulla mia immagine e la esaltassero, tanto da far gioire in me il narciso. Perché il narciso, se si comporta in un modo tale che poi gli altri, anziché osservare in lui la bellezza, la grandezza, la gloria, vedono in lui tutt'altro, è un anti-narciso. Vediamo un po' se io sono stato narciso o anti-narciso. Avevo deciso proprio che, per dare corpo a Cristo, io dovevo mobilitare tutti i miei beni nell'aiuto del prossimo. Sto parlando del lontano 1973, quando assunsi, il 4 giugno del 1973, proprio in ricorrenza non solo del mio matrimonio reale, proprio ma del mio matrimonio con il cielo, perché in quella data io fui miracolato quando avevo 2 anni e poco più e ebbi vita nuova. Ecco, in quella stessa data, però del 1973, io iniziai questa vita nuova e volli morire a me stesso.
Ora, questo morire a me stesso per dare in me il valore di Cristo, da osservare come il valore supremo, poneva me in condizione di un enorme amore per questo valore che era in me, ma che a disposizione e sotto l'osservazione degli altri poteva apparire un amore verso proprio di me, come un narciso, proprio come l'osservazione che mi è fatta. Ma vediamo un po' come andarono le cose. Il mio proposito era di accogliere tutti coloro che mi chiedevano: Romano, mi dai un lavoro? Capite che questa posizione assunta in un certo senso è pazzesca. Io potevo dare un lavoro perché avevo una rivista di cui io ero l'editore e potevo assumere personale che mi aiutasse a comporre praticamente questa rivista. Dattilografi, grafici, anche poi pubblicitari, insomma un aiuto. Quando uno è così e non è Bill Gates, tanto per fare un nome dell'uomo più ricco del mondo, dovrebbe essere modesto, dire: io non aiuterò tutti, aiuterò tutti fino alla lunghezza della mia gamba. Così giudica una persona che ha fiducia in se stesso e si ammira come se egli decidesse le cose. Ma visto che io avevo rigettato me stesso, rigettando proprio il narciso in me stesso, ora non ero più io a comandare. Era Cristo, era la divina provvidenza, al punto che chiunque la divina provvidenza mi mandasse a chiedermi: mi assumi? Io lo avrei assunto. È l'atteggiamento di uno oculato che ha fiducia in sé, nel suo giudizio? No, è uno che travalica il suo giudizio. E così, nel corso di 15 anni in cui io ho potuto gestire quel lavoro, finché ho avuto beni non così compromessi da poter essere messi in gioco, io, quando mi sono trovato di fronte a un ragazzo che mi chiedeva: mi dai una mano? Cerco lavoro, non riesco a trovarlo. Io avrei potuto dirgli: mi dispiace, io non posso. Sai perché? Tu che cosa sai fare che mi possa aiutare? Ma io praticamente non sapevo nulla, né di scrittura a macchina, né di grafica, né di altro. Avrei potuto assumerlo come apprendista, ma la legge me lo impediva, perché quando un'azienda aveva 3 addetti, il quarto, se era un apprendista, lo poteva solo prendere tra gli elenchi a disposizione, in cui ogni apprendista si iscriveva, e quindi io avrei dovuto chiedere a qualcuno: io necessito di un apprendista, quale apprendista posso avere io? E me lo avrebbero dato. Con questo, chiaramente, quella persona, proprio quella persona, io non avrei potuto assumerla. Ma c'era una scappatoia. Era concreta. La legge non impediva di assumere un quarto di propria scelta, ma a condizione che fosse
uno esperto, non di categoria iniziale nel lavoro, ma già esperto, perché la legge non voleva impedire alle piccole aziende di scegliersi secondo la loro necessità gli esperti di cui si fidavano. E quindi io dicevo a questo ragazzo o a questa ragazza: vedi, io ti posso assumere soltanto se tu non sei un apprendista, se tu sei un esperto. Sono disposto ad assumerti come esperto, naturalmente dicendo il falso. Di fronte a questo io potrei dirti con ogni onestà: vedi, io ti assumo come esperto, ma tu esperto non sei, e allora io ti pago da esperto, perché ti devo mettere in riga con le assunzioni che sono quelle che ti registrano come assunto, e a fronte di questo io ti devo dare lo stipendio che è previsto per quella categoria. Io te lo do e tu me ne restituisci una parte, perché il tuo livello salariale a cui puoi pretendere non è quello, ma è quasi la metà, e allora io ti pago e tu mi restituisci la metà di quello che io ti do. Se io gli avessi detto questa cosa qui, io avrei conservato me stesso come quel narciso autentico che assume secondo la sua logica e quei valori della sua mente che intende proprio frutto di se stesso, e si fa guidare da quei valori, valori partoriti dal proprio giudizio e non da qualche altra cosa che per uno che si affida solo al suo giudizio corrisponde a una condizione insana. Perché? È perché uno che rinuncia al suo giudizio e si affida a un valore divino è un pazzo, secondo chi non dà mai spazio autentico alla divina provvidenza. E io gli dicevo: vedi, io se ti assumo a questo livello, io poi ti pagherò per quel livello al quale io ti ho assunto. Io ti voglio costruire come è giusto che tu sia costruito. La persona in questione si rendeva conto a quel punto di essere amato o amata proprio nella sua persona, perché vedeva una situazione in cui non c'era nemmeno bisogno di lui e io mettevo in crisi tutti gli altri per questo amore proprio per lui o per lei, e la introducevo in questa sorta di tram già tutto sovraffollato in cui riuscivo a fare un posticino anche per lui. Il livello del giudizio che in quel momento c'era per me era a livello tale che in me vedeva quasi il suo innamorato. Ebbene, le cose duravano fino a quando un'altra persona veniva da me e mi diceva: Romano, io cerco lavoro, non riesco a trovarlo, come posso fare? Mi aiuti? E io ripetevo pari pari per la sua persona quello che avevo fatto in precedenza. Quando chi trattato in questo modo entrava in questa condizione di non essere più nel gruppo di chi era aiutato, ma di quegli altri, immediatamente cominciava
a esprimere un altro giudizio nei confronti di me. Perché allora diceva: ma questo qui non è che mi ha assunto perché proprio mi voleva bene. Questo qui vuole bene a un valore astratto che c'ha lì nella sua mente, tanto che io sono intercambiabile. Adesso il favorito non sono più io e mi tocca ora remare per tenere dentro questo tram che non potrebbe accogliere altre persone, ancora quest'altra persona. E immediatamente il giudizio su di me mutava. Io cominciavo ad essere l'insano che si comporta in un modo che non è corretto, non è giusto, perché non è giusto che io, per fare andare avanti le cose, per portare avanti quella iniziativa, costringevo in pratica tutti quelli che erano nell'azienda a remare, remare, remare per incamerare su quella barca un altro imbranato o un'altra imbranata. A un certo punto della mia azienda, quando le cose sono diventate più grandi della possibilità che avessi io solo di gestirle, ho ritenuto necessario discindere i due aspetti: l'aspetto organizzativo strutturale dell'azienda con quell'altro, quello della titolarità dell'azienda che era gestita secondo i miei valori ideali, ma che era condotta con un criterio, diciamo così, aziendalistico. E sulla mia strada, un giorno, mio fratello mi disse: sai, Romano, ho incontrato alla partita di calcio Vittorio Del Grossi. Te lo ricordi, Vittorio? Quello che giocava in porta nella squadra anni verdi che tu dirigevi? E come no? Sai, abbiamo parlato. Egli è un grafico, non è contento del ruolo che ha ora, è un esperto, potrebbe guidare tecnicamente la tua azienda. Che ne dici? E fu così che io chiamai Vittorio e, parlando, mi accorsi che era in grado di sostenere in maniera giusta questo aspetto. In quel preciso momento io assunsi un po' quella veste che ha assunto Dio quando si è scelto un Pietro che gli gestisca la sua chiesa. Il mio Pietro si chiamava Vittorio Del Grossi, si chiama ancora Vittorio Del Grossi. Egli, seguendo le ragioni del mondo, di un valore che si commercia per il valore che c'è lì, che deve sfruttare una tecnica, una logica e una opportunità, divenne come il Pietro nei confronti della Chiesa Cattolica. E io, avendogli dato questo incarico da Pietro, mantenevo quella veste di chi soprattutto era intenzionato con questa attività a dar corpo a Dio, come se fosse con la struttura della Chiesa. La mia azienda ha cessato di essere simile alla mia azienda ed è diventata simile alla Chiesa Cattolica, in cui c'era un Pietro che gestiva opportunamente i lavori, li cercava, si dava da fare e tutto passava per le sue mani. A questo punto, quando veniva una persona da me e mi chiedeva: Romano, mi dai una mano, mi assumi? Io non consultavo il mio Pietro. Come la divina provvidenza che va ben oltre Pietro, assumevo quella persona.
rispettando l'impegno che io avevo assunto, e improvvisamente quella persona si vedeva trattata in un modo eccesso e aveva per me quell'atteggiamento che vi ho detto prima, per mutarlo immediatamente dopo, appena arrivava un altro al posto suo. E a quel punto, essendoci ora un Pietro nella mia azienda, l'ammirazione dei dipendenti della mia azienda non era più per quello che facevo io, ma era per il mio Pietro. Guai se la mia azienda non avesse avuto quel conduttore. Nelle mie mani chissà dove sarebbe finita, povera la mia chiesa. E mi sono trovato di fronte un vero e proprio rivale, perché quel mio modo di agire non portava fieno nel fienile di un narciso, ma era tutta un'attività che faceva mettere sull'altare non chi cercava di dare corpo a Cristo, ma chi cercava di osservare il comportamento saggio e sapiente del mio Pietro. Guai se io non avessi avuto quel Pietro. Ecco, è la condizione nel mio piccolo proprio di un Cristo a cui io do spazio e che delega un Pietro a condurre la sua chiesa, e si ritrova rivale proprio quel Pietro che, quando lo vediamo nella chiesa, no, va in giro, assume tutto il favore di milioni di persone. Gli spostamenti di Pietro in una città hanno 100.000, 200.000 osannanti Pietro. E in un certo senso Dio potrebbe vedersi rivale questo Pietro. Dio non è così meschino, non è così narciso. Perché se Dio fosse un narciso, vedendo come è stato trattato Gesù Cristo e come invece è trattato questo re che viaggia tra i fedeli ed è acclamato come un re, avrebbe da ridire, perché vedrebbe offeso proprio quell'amor proprio narcisistico di un Dio che è geloso del suo Pietro. Io non ero geloso del Vittorio Del Grossi, che assumeva ogni stima nei miei confronti, e tutti quanti a un certo punto che erano assunti grazie solo a me, perché vi garantisco, se io avessi chiesto a Vittorio Del Grossi: c'è questa persona che non sa fare niente, che vuole venire tra di noi, che facciamo, la assumiamo? Egli mi avrebbe detto no, perché non è capace. Romano, noi siamo già qui in difficoltà, abbiamo bisogno di persone che, se ci aiutano, devono essere veramente esperti. Non possiamo metterci un altro che dobbiamo preparare. Noi abbiamo bisogno noi di aiuto, non possiamo aiutare un altro. Ecco, se io avessi chiesto al mio Pietro, a un certo punto nessuno di quelli dentro la mia chiesa, dentro la mia azienda, nessuno sarebbe stato assunto. Eppure tutti quanti dicevano: noi abbiamo la grande fortuna di avere questo Pietro nostro, perché se non avessimo lui, oh, dove finiremmo? In verità, se ci fosse stato lui al posto mio, nessuno di quelli lì sarebbe stato assunto. Eppure vedevano in modo totalmente ingiusto, in modo tale da portare sugli altari chi sarebbe stato il loro nemico, e
di mettere nella polvere, giudicandolo uno che ha bisogno di aiuto, perché è troppo generoso, guarda troppo al bene degli altri. Non si può vivere così, non si può fare il passo più lungo della gamba. Le vie dell'inferno sono lastricate delle buone intenzioni. Ora, a un certo punto, accadde che Vittorio mi chiamò e mi disse: Romano, tu non puoi andare avanti così. Vuoi che io ti aiuti? Allora, noi siamo qui circa 25. Ebbene, questo lo devi licenziare. Questa via, questa via, questa via, questa via, questa via. Insomma, io se licenziavo 7-8 persone, egli mi garantiva di fare lo stesso lavoro che faceva con quelle persone e si rammaricava perché la presenza di quelle persone con i relativi stipendi impediva all'azienda di avere il giusto utile che poteva avere. Cosa avrei dovuto fare io? Io gli dissi: va bene Vittorio, io voglio che tu abbia questa azienda così snella e così come dici tu, perché quando io l'ho messa nelle tue mani devo tenere conto di quello che vuoi tu. E che cosa feci? Creai un'altra azienda in cui trasferii di sana pianta queste persone. Creai la GSA, un'azienda intestata a mia moglie Giancarla Scaglioni Amodeo, che faceva da editrice e che assunse tutte le persone che, a detta di Vittorio Del Grossi, rendevano improduttiva l'azienda. Trasferito nel contesto religioso, questo intervento ha fatto il paio con quello che è accaduto nella Chiesa Cattolica poco dopo l'anno 1000, in cui, secondo l'atteggiamento di un Pietro, che invece di servire come Gesù voleva che fosse il primo, secondo Gesù, deve mettersi sotto tutti e servirli. Invece il primato inteso da Pietro non era questo, era quello del comando agli altri anziché del servizio agli altri. E quando quello che intese lui non concordava con tutti coloro che poi si raggrupparono nella Chiesa ortodossa, fu quello che accadde nella mia azienda. Rimasero nella ditta individuale Romano Amodeo le persone che volle il mio Pietro, e gli altri io me li presi a carico mio come gli ortodossi. E a questo punto la mia personale attività fu messa più in crisi, perché dovevo nell'altra azienda svolgere anche quel compito che nella ditta individuale Romano Amodeo era condotto da Vittorio Del Grossi. Meno male che abbiamo una persona saggia che ci gestisce con quella saggezza di un Pietro. Lo vedete il Pietro oggi come va in giro? Lo avete visto umanamente lì quando, spintonato, ha reagito? Anche in malo modo, mettendoci quella grinta, dicendo: fino a un certo punto, ma quando ti schiaffeggiano tua madre, tu cosa fai? Gli dai un pugno. Ecco l'atteggiamento di Pietro. È un atteggiamento oculato. Non ha molto tempo. Egli si vede lì, doveroso,
a dover gestire tutta la sua azienda con le sue risorse che ha, e cosa fa? Cerca di ottimizzare il suo tempo. Se gli chiede uno che egli non ammira, posso passare mezz'ora con te? Egli fa i suoi calcoli e dice: no, la mia mezz'ora la devo passare con uno che conta. Tu non conti niente, caro amico. Non posso avere il tempo per te. Tu non conti niente. Io a Roma sono lì a disposizione di tutti quei grandi che passano per Roma. Arriva una grande figura e io lo ricevo. Arriva anche un anticristo, uno che ha sempre fatto lotta contro la Chiesa, ma è un capo di Stato, un capo delle nazioni, un uomo potente. Vieni nel Vaticano, lì a colloquio personale. Tu, caro amico, che ti intendi portatore di una roba che è solo nella tua testa, tu che sei un simile narciso, che ti sei tanto innamorato di quella verità che credi di avere dentro e me la vuoi dire, ma che cavolo credi di essere? Tu sei solo uno innamorato di se stesso, al punto tale macroscopico che tu, proprio tu, ti metti così superbamente. Tu sei un superbo e io non do spazio ai superbi. E infatti, dal 1999, in cui io ho iniziato a tentare di essere ricevuto da un Pietro che voleva un nuovo percorso verso Cristo, ragionevole, e questo Pietro, simile al mio Vittorio Del Grossi, che quando qualcuno lo invitava a un appuntamento faceva bene i suoi conti e diceva: cosa posso avere io da questo qui? Niente, non ci vado, perché io devo andare da quello lì che mi può dare del lavoro, devo andare da quell'altro da cui dipende la sorte reale della mia azienda, non posso perdere tempo con questo qui. Questo qui è un montato, questo qui è un esaltato. Eccolo, il giudizio simile proprio del tutto a questo giudizio fatto da questo che ha visto il mio video e che ha detto: nessuno ti viene dietro e ti ama perché vede in te un narciso. Io non lo metto in dubbio, questo è quello che vedono in me, ma lo vedono proprio avendo le traveggole, perché vi sembra che il mio modo sia quello di uno che agisce per essere portato lui sull'altare? No, io sul mio altare ho messo Pietro, non mi sono messo io. Fin quando io, come quel Cristo che io volevo portare, mi ha portato, io ho assunto la croce. Il ruolo di potente io l'ho dato a Pietro. Se questo per voi è chi ama se stesso e non il bene degli altri, concreto, che passa umanamente anche attraverso le cose concrete fatte da un Pietro, perché la mia azienda non è che passava soltanto attraverso questa ideale accoglienza degli altri. E poi aveva il mondo, un mondo che è gestito secondo la logica di Cesare. E a chi il Signore può affidare il suo mondo se non a uno che si comporta come Cesare e sbaglia? Perché sbaglia, sì, ma chi non sbaglia è Dio che sceglie un simile Pietro. Perché? È perché per le cose tecniche e pratiche del mondo c'è da considerare le cose tecniche e pratiche del mondo e quelle altre lasciarle a Dio. Ecco, noi oggi nella nostra Chiesa siamo in questa condizione qui. C'è il Signore che ha messo su un Pietro come l'immagine del vicario di Cristo e
È arrivata la fine del tempo di questo Pietro. Bisogna che Pietro sia messo giù, abbattuto in questo senso del primato, perché non è più l'ora che nessuno impedisca ad altri di avere tutto quello che devono avere tutti quanti gli altri. La Chiesa cristiana si è scissa in ortodossi, in protestanti, in testimoni di Geova, in tutte quelle sette che esistono in tutto quanto il mondo. Non è più quella Chiesa cattolica, ossia universale, che Dio voleva avere. Ora, fino a un certo punto, nel disegno di Dio, era ottimale che esistesse questo Pietro. Ma con questo Pietro qui, che ha assunto il nome dirompente, proprio rivoluzionario, di Francesco. Ma chi era Francesco? Uno che, pieno di Cristo, vedeva in Cristo la povertà, l'essere a disposizione del prossimo, andare in giro senza nessun apparente amor proprio, vestito di stracci, con i piedi nudi o al massimo dei calzari poverissimi, e costui si presenta lì al Vaticano davanti a Pietro, davanti a tutti i principi della Chiesa, pieni di oro, di orpelli, vestiti con quegli abiti anti, con grandi anelli al dito, con il capo ricoperto di corone a livello più o meno importante, ognuno a suo livello. Eccolo il mondo di allora contrapposto al poverello di Assisi. Ecco questo Pietro che Dio ha messo al mondo è dirompente, perché rompe e romperà quella che è la condizione che impedisce oggi la riunificazione di tutti i cristiani. In che cosa? In un accordo, in un concordo, in un incontro che non è più possibile quando tra costoro ce n'è uno che dice: io e solo io sono colui a cui Dio ha concesso. Sicché succede poi che la conseguenza reale è che c'è uno sugli altri e gli altri sono solo i vari cardinali, i vari vescovi, arcivescovi cattolici, ma niente degli ortodossi, niente dei protestanti, niente di tutti gli altri. In questa cricca che diventa una cricca quando è il momento finale di tirare via tutta questa cricca piena di falso potere, quello nella forma dei vestiti sgargianti, delle vesti sfolgoranti, delle corone, con i vicari di Cristo che hanno l'atteggiamento di re. Basta, l'immagine è di quel poverello di Assisi che umilmente si mette al di sotto degli altri e cerca, facendo così, di fare in modo che anche tutti gli altri si mettano tutti uno sotto l'altro. Questo capovolge totalmente la logica del primato. Ora, che cosa successe? Che Vittorio Del Grossi aveva ragione. Quelli erano rami improduttivi. L'azienda cominciò a dare segni di grande successo anche sotto il profilo economico. E quando, dopo un anno circa di esperienza in questo genere, Vittorio Del Grossi raggiunse l'idea che aveva ragione, mi disse di nuovo: Romano, devo parlarti. E io lo ascoltai.
Mi ricordo ancora ora che questo incontro accadde nella camera oscura dove sviluppavamo le fotografie. Mi disse: Romano, sai che io ho un figlio che vorrei che venisse a lavorare con me? Non ho alcun dubbio che se io lo chiedo, tu lo assumi, ma è lui che non vorrebbe venire. Invece, io ho pensato che se avessi io un'azienda di famiglia, allora è naturale che il figlio segua il padre nella sua azienda di famiglia. Che cosa ne dici? E io dissi a Vittorio quello che avevo detto a tutti gli altri. Vittorio, tu ritieni che è meglio per te andare via? Bene, tu avresti 2 mesi di preavviso in cui puoi ancora venire qui a fare il tuo lavoro nell'attesa che tutto poi si modifichi. Ma io ti dico, da domani tu non venire più qui. Io non è che ti mando via, ti dico non venire più qui. Ti pagherò i 2 mesi che ti devo, come se il tuo preavviso lo avessi fatto in questa azienda, ma visto che tu hai i rapporti con tutti quanti i clienti e i fornitori, non vorrei che senza nessuna tua colpa particolare tu cominci a salutarli e loro ti dicono: perché, signor Del Grossi, lei ci saluta? Non posso dirvelo. Su, ce lo dica. Mi metto in proprio. A quel punto, caro Vittorio, tutti ti vengono dietro, perché tutti stanno venendo dietro alla ditta Romano Amodeo, perché vengono dietro a te. E di conseguenza io perderei proprio di punto in bianco tutti i clienti e mi ritroverei con tutto questo apparato che non ha più lavoro. Invece io, in questi 2 mesi in cui tu non ci sei più, in primo luogo non ti permetto questa manfrina che tu potresti fare con gli altri e mi presento io subito nel confronto con clienti e tutti gli altri in modo che questi si abituano, mentre i lavori sono ancora in corso, a vederli gestiti da me e non da te. Ora, che cosa successe però nel periodo in cui c'erano le due aziende in piedi, che in quella gestita da lui si era creato un gruppo veramente omogeneo e compatto, nell'altra io avevo tutti scontenti perché ritenevano che quello che avevo fatto io era stato fatto contro Vittorio. E io mai gli ho detto che alla causa di quella divisione dell'azienda c'era stato il mio intervento per non licenziarli. Essi si sono visti maltrattare quando in effetti io non li ho minimamente maltrattati. Anzi, mi sono assunto ancora delle fatiche in più e non gliel'ho fatto mai pesare a nessuno. Così io ho sempre fatto il mio intervento. Vedete, le cose sono proprio divise in questo modo qui. Chi è il narciso? È colui che si guarda allo specchio e dice: come sono bello io! E poi vuole che tutti gli altri intorno gli dicano: come sei bello tu! E vedono questa bellezza che c'è in te. Ma perché gli altri non hanno visto quella bellezza che c'era in me? Perché io non ho fatto nulla per me. Io ho fatto tutto quando ho avuto il potere nella mia azienda in modo che fosse esaltato il Vittorio Del Grossi. Lui. E vi sembra un atteggiamento proprio da innamorato di se stesso,
uno che si dà da fare in un modo tale che poi non è lui quello che è ammirato, ma è un altro? Secondo voi uno così è un narciso? No, uno così non è un narciso. Segue un valore che è autentico e vede negli altri l'autentica immagine di questo valore. E se ama tutti, li ama veramente ad uno nel valore che è in loro. Perché in loro non c'è solo la loro persona, c'è l'immagine di Dio, non un'immagine così sterile, una verità. Dio in questo mondo assume l'immagine poverissima di ogni uomo reale, e più un uomo reale oggi è lì nelle difficoltà e nella povertà, più è l'immagine di Dio. E quando uno agisce facendo del bene a questo poveretto che vede, lo fa senza assumere un valore che necessita di che cosa? Corrispondenza, di gratitudine. Perché un narciso, se ti tratta bene, poi desidera di essere trattato bene, altrimenti crolla il suo narcisismo. Io invece mi sono trovato di fronte a una che era stata la sposa di Cristo e che, uscita da questa condizione, si è trovata di fronte a me. Io ammiravo in lei quell'essere stata sposa autentica di Cristo. Autentica. Perché mi dite autentica lei? Perché aveva scelto di farsi suora non per vocazione, ma per logica. Aveva avuto la sua gioventù invasa da un amore che voleva coronare, e se l'è visto contrastare e impedire proprio dalle persone di casa sua che avrebbero dovuto amarla. E lei si disgustò a tal punto dell'amore terreno che concluse con la logica: l'unico amore che non ci tradisce è l'amore per Dio. Se io voglio avere un compagno, io voglio che egli sia Dio. E si fece suora. Ora voi dite, ecco, una suora che non ha la vocazione di fare la suora, perché voleva sposarsi, un amore deluso, e lei per conseguenza, come conseguenza, come vittima, come direbbe uno psicologo, ha avuto questa scottatura, e in seguito a questa scottatura si è comportata di conseguenza e ha scelto Gesù Cristo come un ripiego. Ma che ripiego? Lo ha scelto finalmente per logica. L'unico che non ti tradisce nell'amore è Cristo. È il solo amore che non ti tradisce mai. E lei lo ha scelto per questa ragione. Se poi nell'arco della sua vita lei si è trovata di fronte a una scelta che non vedeva il successo della scelta, perché l'ambiente nel quale è finita, in cui lei credeva di andare tra persone che avevano quell'atteggiamento nei confronti dello sposo, non era così. E allora si disgustò dell'amore che veniva dato a quello sposo. Entrò in crisi. Dopo 10 anni la sua vita vacillava, non riusciva più a mangiare, a digerire. Una cosa che, secondo uno psicologo, è il frutto conseguente a illusioni, delusioni e così via. No, il frutto veramente di una verità di sofferenza e di desiderio di incontrare Cristo. Quando ha incontrato me, che avevo scelto proprio di dare corpo a Cristo, io sono stato quel Cristo reale che lei si è visto intorno, ma in me non ha visto il Cristo, ha visto ella pure il narciso. E contro i miei sensi di rispetto
e di ammirazione per le scelte che aveva fatto lei, disgustata da questo mio moto verso di lei, rispondeva con calci in culo. Perché? È perché lei non riusciva a vedere, andando oltre me stesso, quello che era il valore vero che guidava me stesso. Si è vista benvoluta come persona e non per quello che ella rappresentava proprio nei confronti di Cristo. Ha sbagliato a vedere, ma noi non siamo vittime di questo modo di vedere. E quando io mi sono trovato infine nella condizione di dover insistere oppure lasciarla in questa condizione di questo falso giudizio nei miei confronti, che si era talmente acuito da non poter più evitare di darmi totale disagio, io ho acconsentito a lasciarla per come lei voleva essere lasciata. Se io fossi quel narciso, io non mi sarei piegato alle ragioni di questa persona, perché avrei detto: ma la ragione è mia. Io non ho fatto niente di male nel tentativo di ammirare te come persona. E perché contro questa ammirazione la risposta è stata solo di maltrattamenti? Perché? Io non mi sarei rassegnato. Perché avrei detto: io, nel mio amor proprio, non posso accontentarmi di un simile giudizio falso dato su me stesso. Invece io ho detto: e sia. E come mi sono adeguato a ciò che il Signore mi ha mandato sempre nella mia vita, senza recriminazioni, senza pentimenti, senza proprio nulla di rammarico per aver agito in un modo o nell'altro nel tempo della mia vita, io anche in questo caso mi sono comportato non come il narciso, ma come chi accetta di essere capito per come uno liberamente ti vuole capire, senza alcuna difesa per me stesso, perché sono stato sempre così. Se io avessi voluto difendere la mia immagine al tempo che vi ho descritto, no, della mia azienda, io li avrei preso ad uno e gli avrei detto: amico, se tu sei qui, lo sei non perché c'è Vittorio, ma perché ci sono io. Perché se non ci fossi stato io, tu non saresti qui. E allora perché adesso dici che la fortuna vostra sta nel fatto che c'è Vittorio? La fortuna vostra sta nel fatto che c'è il valore che guida me, che si è trasformato nel vostro bene. Non l'ho mai fatto. E quando io mi sentivo dire da uno di costoro: Romano, ti devo parlare. E veniva da me. Io già sapevo dove andava a finire la questione. Questa persona, che non sapeva fare niente, che io avevo accolto, avevo preparato a spese mie ed era diventato esperto, ora si era messa sul mercato per trovare chi, a fronte della sua capacità, gli potesse dare di più di quanto riceveva da me. Io, ancora una volta, avrei potuto dire: amico, ma ti sembra giusto? Io ti ho accolto e ti ho preparato, e ora la tua preparazione, che è stata tutta sostenuta da me, a chi vuoi che produca bene? A un altro? Non ritieni giusto che tu, che sei stato preparato da me, ora che puoi finalmente dare il tuo contributo, lo dia a me? Mai io gliel'ho detto, mai. E ancora una volta, questo mio atteggiamento è stato giudicato
come ingiusto se Vittorio si fosse sentito dire quello, avrebbe preso questa persona, l'avrebbe presa per la collottola, l'avrebbe messa al muro e avrebbe fatto in modo tale che si vergognasse di se stesso. Io no, non l'ho mai fatto e ho detto: bene, se vuoi andare, fin quando ho potuto, io ho fatto quello che mi avevi chiesto. Ora è giusto che tu vada e ci sarà un altro che prenderà il posto tuo. Io in questo modo mi comporto. Tutti, vedendosi amati, immediatamente credono che io abbia un amore esclusivo. Significa un amore tale che, avuto per quella persona, non ce l'abbia più per nessun altro, perché il privilegio è tale che io, in virtù di quella predilezione, maltratto tutti quanti gli altri. E invece no, io sono giusto. L'amore che ho per quella persona ce l'ho anche per tutte le altre persone. Non è un amore che fa figli e figliastri, è un amore che fa solo figli, e sono tutti figli, tutti uguali per l'amore che ho io. Ma quando una persona si vede scendere così da quel cadreghino in cui è stata messa a un certo punto e si è illusa di essere stata messa, e si vede messa giù perché non la prediligo più in apparenza, secondo lei, quando vorrebbe che io ancora la prediligessi a discapito di un amore per gli altri. E allora, quando io amo gli altri e non più oltre misura essa stessa, io non sono più uno che veramente amo lei. Io amo me stesso, amo il mio modo arbitrario di giudicare le cose. Io non sono uno che ama veramente. Io sono un egoista. Ecco, questa è la situazione del giudizio che io do su di me in relazione proprio a questo giudizio dato su di me e che io ho voluto un po' esaminare agli occhi vostri. Ora è evidente che dentro di me esiste questo che sarebbe un desiderio di giustizia da parte mia, perché se io, dopo di aver amato, non sono amato più perché ho cessato di prediligere uno contro gli altri, facendo sperequazioni inaccettabili in totale, e a questo punto si sentono abbandonati e sospettano di me, perché non si vedono più di fronte uno che li tratta a tu per tu. Loro si ritrovano di fronte a questa condizione. Ora è chiaro che il mio subconscio ha la necessità di questo amore, che finalmente capisca, ce l'ha come bisogno, e se nella vita esso non ti è dato, e allora è anche plausibile che una domitilla una notte ti compaia e sia per te proprio quello che tu umanamente avresti desiderato che fosse per te. Ora, mentre aspettavo che il film che ho ripreso prima fosse elaborato dalla macchina, sono andato a messa e riprendo ora tornando dalla messa. In conformità di questa messa c'è, come ho potuto vedere, il momento in cui c'è l'acqua viva al pozzo e c'è il dialogo tra Gesù e la samaritana. Gesù le chiede dell'acqua e la samaritana si sente dire che è lui, se lei sapesse chi è, che potrebbe dare acqua a lei. E accade quel bel incontro in cui lei molla tutto, va a dire: ho incontrato un grande profeta, venite lì da me. Io in questa condizione qui riflettevo e mi sono accorto
che la mia posizione nei confronti di una chiesa in cui ho trovato che cantava il coro, in cui io aderivo e non aderisco più, mi ha lasciata la curiosità di sapere perché. E sono andato a chiederlo al sacerdote: perché canta il coro oggi? Perché abbiamo deciso che canti ogni mese. E tu, perché non canti più? E io gliel'ho detto: non canto più per un semplice motivo. Io vedo in me qualcuno che gli altri, quelli del coro, non vedono, e sento maltrattato lui nel non riconoscerlo in me. A questo punto, proprio come l'effetto reale di questo video, mi sono sentito dire da parte sua, del sacerdote: ma perché non canti tu più in questo coro? E io gliel'ho detto: ho in me una presenza che essi non vedono e io sento maltrattata. E lui: ma fa niente, tu vieni lo stesso. E allora io, sapendo che andrò in un coro in cui vedrò ancora maltrattata questa presenza, perché io, mentre cerco di fargliela vedere, essi ridono, sorridono di me come se io avessi le traveggole. E questo mettere in dubbio che in ciascuno di noi esiste Dio e in me io ne ho le prove, mi fa veramente un male terribile, perché non è che essi non lo vedono solo in me, non lo vedono nemmeno nei rapporti relativi tra l'uno e l'altro. Loro si comportano sempre l'uno con l'altro come se avessero a che fare con semplici uomini, ma non accade mai questo. Ogni rapporto umano, mentre accade tra uomo e uomo, è tra uomo e Dio. E se uno non riesce a vedere questo aspetto trascendente, la persona rischia amicizie e amori tra persone, quando il solo vero amore è tra l'uomo, che è parte di Dio, e Dio, tra padre e figlio. Qui è qui in sostanza ha sede l'amore, quell'acqua viva che Gesù aveva da offrire a quella donna a cui aveva chiesto dell'acqua. E da oggi in poi rientrerò nel coro per dare ancora a tutti loro, come fa un padre, quanto di divino non vogliono dare essi a me, e in alcun modo, perché ne ridono. A fronte di tutto quello che io farò per loro, io apparirò un narciso. E che volete che sia? E sia, se questo è il giudizio che il Signore vuole che io ne abbia in cambio, che ciò sia. Io desidero essere quell'asinello mansueto sul quale il Signore cammina mentre si sta recando in quella Gerusalemme celeste in cui troverà il suo martirio. E gliel'ho detto al maestro del coro: non pensate che io canti ancora con voi a lungo, perché il 26 del mese di luglio io salirò in cielo e in cambio di tutto questo un sorriso di commiserazione e di indulgente amicizia.